Si parla di infosfera, di nanotecnologie, di geoingegneria, di meccatronica, eccetera. Siamo quasi spaventati da un'accelerazione evolutiva così imprevedibile, ma abbiamo scarsa consapevolezza che stiamo arrivando al punto omega che ci proietterà nella dimensione del transumano. Tutti questi fenomeni che ci coinvolgono sono solo pallide metafore di ciò che ci aspetta dopo questa dimensione spazio-temporale. L'umanità, quasi a sua insaputa, si sta organizzando secondo una freccia evolutiva dematerializzante, dal molteplice al complesso e dal complesso all'unità assoluta, che si compirà proprio con l'uomo nuovo che ricapitolerà ogni cosa. Gesù Cristo, il vero Signore della storia e di ogni individuo. Se hai compreso questo, cominci ad esistere consapevolmente nell'essenziale.